una buona giornata al notaio Giorgia Manzini, benvenuta. Buongiorno Susanna, buongiorno a tutti, resistiamo. E dobbiamo farlo, notaio. Allora, parliamo naturalmente di questa situazione. Ci sono molti aspetti da approfondire. Sicuramente l'aspetto economico è uno di quelli che interessa i lavoratori, le imprese e le famiglie. Lo Stato italiano, il governo, ha approvato il decreto liquidità, però oggi c'è una partita molto importante a livello europeo. Certo, a livello europeo oggi si parlerà del famoso MES, il meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto fondo salva stati. Ma di cosa si tratta e perché c'è tanta polemica? Io mi sono fatta un'idea leggendo molto, leggendo anche molti giornali italiani e stranieri. E questo fondo salva stati è un'organizzazione internazionale per la stabilità finanziaria dei paesi nella zona euro. È stato istituito con un trattato a sede in Lussemburgo e serve per l'assistenza finanziaria degli stati in difficoltà. Vale il principio però della responsabilità della finanza pubblica, quindi è un fondo che viene erogato sotto una stretta condizionalità. In questo caso, dato che la nostra emergenza sanitaria non dipende da una crisi finanziaria. La crisi finanziaria è una conseguenza del lockdown e questa condizionalità è stata ristretta, quindi il fondo, se viene chiesto, si attiva tutto un processo decisionale, dopodiché deve essere destinato alle esigenze della sanità, quindi alla sanità diretta e indiretta. Questo è il punto. Il limite massimo di prestito sono 500 miliardi, nel caso dell'Italia si parlerebbe di una cifra molto inferiore e in ogni caso votare sì al fondo non significa poi accedere agli aiuti. Questa è un po' la sintesi, l'idea che mi sono fatta e il fatto che comunque viviamo in una circostanza molto particolare, eccezionale, che non è mai stata affrontata. E dunque occorre considerare il fatto che è vero che questi sono debiti, sono finanziamenti che vanno restituiti, ma questo avviene sia per quanto stabilito, le misure stabilite nel decreto liquidità, quei famosi 25.000 euro. Si parla di 25.000 euro, ma ricordiamo che 25.000 euro è la cifra massima perché è un fatturato di 100.000 euro, perché normalmente le cifre sono inferiori. Sono tutti finanziamenti da restituire. Del resto anche il fisco ci ha concesso una sospensione per i mesi di marzo, aprile e maggio. È però una sospensione, non è un regalo. Sono imposte che possiamo non pagare, ma le pagheremo alla scadenza del 30 giugno oppure le potremo dilazionare in più rate. Questo è il meccanismo, è il funzionamento che vale in questo periodo. Di erogazioni a fondo perduto. E sarebbero bellissime, sarebbero utilissime, ancora non ne sono state deliberate, a parte i 600 euro che hanno già raggiunto una certa fascia di popolazione. Sono un contributo che può essere considerato basso, ma in ogni caso è già qualcosa, è stato aumentato a 800 euro. Questa è un'erogazione a fondo perduto che non deve essere restituita, ma tutti gli altri meccanismi e le sospensioni significa rinviare nel tempo un pagamento che comunque è dovuto. Ecco, notaio, a proposito dei mesi di aprile e maggio, cosa succede per i versamenti tributari e contributivi? Il decreto liquidità ha appunto previsto la sospensione dell'IVA, delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendenti assimilati e dei contributi INPS e INAIL per imprese e professionisti che abbiano un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro e che riescano a dimostrare, con un facile confronto, il calo di fatturato rispetto ai mesi dell'anno precedente di almeno il 33%. Ecco, e questa è una sospensione. È previsto il pagamento di queste imposte non pagate adesso che siamo in crisi di liquidità al 30 giugno, oppure da giugno in 5 rate successive. E è un aiuto, però naturalmente non è un abbuono, non è un regalo, anche perché non sarebbe economicamente sostenibile poter annullare le imposte. È auspicabile, in un mondo ideale certamente tutti vorremmo
erogazioni a fondo perduto o azzeramento del debito e delle imposte, ma purtroppo bisogna continuare a funzionare, bisogna quindi cercare di rispettare il più possibile le scadenze. Chi può paghi, sappiamo che in questa emergenza, in questo lockdown, molti settori sono stati danneggiati, sono stati distrutti, adesso vedremo come ricostruirli. Ci sono però alcuni settori che sono aumentati, hanno guadagnato. E quindi chi può paghi perché il sistema deve funzionare. Notaio, c'è una domanda di una persona che ha chiamato, un signore, che pone il suo caso e voleva da lei un consiglio. Dice che sono tre eredi, due fratelli e un fratellastro. I due fratelli vogliono vendere la loro parte, immagino di una casa, senza chiedere al fratellastro. Possono? E possono vendere la loro quota se si tratta di una comunione, se è una comunione ereditaria, ricordiamo che c'è un diritto di prelazione dei coeredi per non dover subire il subingresso di un estraneo nella nostra comunione ereditaria. Allora la legge prevede il cosiddetto ritratto successorio, cioè un diritto di prelazione. Prima di vendere a un terzo la propria quota, occorre offrirla agli altri coeredi che possono accettare di acquistarla alle medesime condizioni oppure possono non esercitare il diritto di prelazione. Se la fase ereditaria è finita, non si tratta di una comunione ereditaria, ma di una comunione ordinaria, la quota è liberamente vendibile. Certamente non sarà facile trovare un acquirente che possa acquistare i due terzi e non l'intero, oppure la quota di cui si tratta. Per vendere l'intero occorre necessariamente avere l'unanimità e quindi la firma anche del fratello, fratellastro, con cui si ha solo un genitore in comune, però è proprietario, quindi deve firmare, intervenire a rogito per vendere la propria quota. Per ottenere questa firma, si può procedere o amichevolmente con l'aiuto magari della mediazione del notaio, oppure rivolgendosi al giudice per agevolare una divisione. La divisione come si realizza? O con la vendita a terzi dell'intero e la ripartizione del corrispettivo, che sarebbe la vostra intenzione, ovvero con uno dei comproprietari che compra le quote degli altri, e se il bene non è facilmente divisibile. Questi sono gli strumenti. Si rivolga a un notaio in questo periodo telefonicamente o via mail e avrà tutte le informazioni del caso. Io sono a disposizione, sono sempre qui. Ecco, notaio, a proposito di scadenza, un altro telespettatore chiede invece quando si dovrà pagare l'IMU. L'IMU è un'altra nota dolente perché naturalmente l'IMU sappiamo che si paga sulla seconda casa, sulla prima casa le prime case sono esenti e si tende anche la necessità di tutti è di non avere questi pagamenti. Sono stati rinviati, però non sono stati abbonati perché i comuni devono riscuotere per far funzionare la macchina pubblica. Quindi anche l'IMU è stata rinviata. Le scadenze normali sappiamo che sono giugno e dicembre. Però poi ciò che viene rinviato non è un obbligo intanto il rinvio, si può pagare anche quando si può, ma soprattutto ciò che viene rinviato si va poi a accumulare. Quindi quello che consigliamo è, potendolo fare, di non creare un accumulo eccessivo perché poi ci troveremo a dover fare un esborso tutto insieme di imposte che sono state semplicemente rinviate. Cioè, non è una C'è una proposta? cancellazione dei debiti No, e delle no, tasse. non è, sarebbe bello, ma il mondo non può funzionare. I comuni hanno bisogno di riscuotere per fornirci tutti i servizi che ci offrono. Anche a livello centrale, l'apparato pubblico deve riscuotere, per questo che è necessario tornare a fatturare, consentire alle imprese di produrre ricchezza che poi viene assoggettata ad imposte che consentono, imposte e tasse che consentono di far funzionare la macchina pubblica e soprattutto la sanità in questo Ecco, periodo. notaio, a proposito di rinvii, c'è qualcuno che propone il rinvio anche di tutte le scadenze fiscali. Lei cosa ne, fino addirittura al prossimo anno, lei cosa ne pensa? Penso che sarebbe utilissimo perché ci troviamo tutti in una grande difficoltà, perché anche chi è rimasto aperto, come i notai per esempio, noi siamo sempre rimasti qui. Per
con tutte le cautele del caso, quindi adottando lo smart working, il distanziamento fra le persone, le mascherine, i guanti. Io sono così perché sono da sola, sto usando il mio iPad, non ho nemmeno l'operatore e ho i collaboratori a casa. Ne viene uno per volta che sta in un'ala separata, in una parte separata. Quindi, insomma, siamo rimasti operativi, ma solo per le urgenze. Quindi anche il nostro fatturato è diventato molto esiguo. E dunque tutti percepiamo questo problema di liquidità, cioè un'economia che si è bloccata, una macchina che non gira. E quindi la tendenza è quella di rinviare il più possibile. In realtà appunto la macchina pubblica, soprattutto la sanità e le istituzioni e i servizi dei comuni, deve funzionare. Tutto ciò ha bisogno a sua volta di liquidità. Quindi rimandare a fine anno probabilmente sarà una scelta, temo, obbligata, perché pensare di aver rinviato queste scadenze dei primi mesi di lockdown a giugno è utopistico. A giugno la nostra situazione sarà uguale a quella di adesso, non avremo più liquidità, non avremo un'economia già ripartita. Lo spegnimento è stato molto rapido, ma la riaccensione, secondo tutti gli analisti, richiederà tempo. Quindi probabilmente nel decreto di aprile, in quell'altro decreto fiscale che slitterà poi a maggio, si parlerà anche di questo. Purtroppo però al momento la scadenza più prossima è quella di giugno. Riguardo a questo è anche uscito un suo articolo sul tempo, proprio e riguarda un possibile rinvio. Sì, infatti, perché ci sono le proposte che si sentono appunto circolare in questo periodo che entreranno nel decreto di maggio. Nel decreto che andrà a completare il decreto liquidità, proposte anche sugli immobili. Sì, sono stata fortunatamente, casualmente intervistata. Io metto sempre queste foto col sorriso, vengo criticata, ma in questo periodo credo che il sorriso sia veramente l'unica arma, perché bisogna tenere duro e avere fiducia anche dopo. Quindi anche dopo la ripresa dell'economia dipenderà molto dal nostro comportamento, dal fatto di cercare di continuare una normalità senza paura e quindi riprendere anche certe abitudini che comunque mettono in moto l'economia. Certo. E sul fatto dei rinvii fiscali penso che sarà una scelta quasi obbligata, ma che dipenderà anche da ciò che verrà deciso in Europa, dal fatto di ottenere liquidità che abbiamo visto al momento è un Serve. procedimento molto macchinoso, serve a tutte imprese e famiglie, ma è molto Ecco, a macchinoso. proposito di liquidità e di pagamenti, sicuramente molte famiglie si domandano, cosa si può fare rispetto al pagamento delle rate del mutuo. Le rate del mutuo, purtroppo abbiamo ricevuto molte comunicazioni di clienti a cui la rata di aprile è stata addebitata perché è prevista una sospensione, è già stata prevista già dai primi decreti, se ne è parlato della sospensione della rata del mutuo prima casa. Non è per tutti, sono richiesti alcuni requisiti e poi è un meccanismo burocratico che passa inevitabilmente attraverso la produzione di carte che richiedono del tempo. Quindi occorre che il mutuo sia stato richiesto per l'acquisto prima casa, occorre che non sia di importo superiore ai 250.000 euro, che si abbia un reddito ISEE entro i 30.000 euro. È stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate che l'ISEE, questa certificazione, non deve essere prodotta in questo periodo. E occorre che il mutuo sia in ammortamento, è stato chiarito nel decreto liquidità anche i mutui più recenti, anche quelli che hanno un ammortamento da meno di un anno. Occorre che l'ammortamento sia regolare, è prevista, diciamo, un ritardo nei pagamenti di non più di 90 giorni consecutivi. Quindi sono previste varie condizioni di aver perso il lavoro, cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, a tempo indeterminato. E questa sospensione è consentita anche ai professionisti, ai liberi professionisti, che devono però dimostrare di aver subito il famoso calo di fatturato del 33% rispetto al trimestre del 2019. Questa è un po' la normativa. E per
l'applicazione, le banche hanno dovuto organizzarsi, è stato qualcosa che è entrato in vigore, ma poi l'applicazione concreta ha richiesto del tempo. Del resto, anche i famosi 25.000 euro stanno richiedendo la produzione di molti documenti da parte degli imprenditori che si stanno rivolgendo alle Notaio, ho banche. il tempo per farle due domande e vengono da casa. La prima riguarda l'affitto, il pagamento dell'affitto. Abbiamo pagato parlato del mutuo, per quanto riguarda invece il pagamento dell'affitto. Ad oggi lo stato attuale è quello del decreto Cura Italia, e cioè per gli immobili condotti in locazione da soggetti, quindi da imprenditori, perché si tratta di immobili censiti in catasto come C1, botteghe e negozi, l'affitto pagato, il canone pagato per il mese di marzo, dà diritto a un credito d'imposta pari al 60% di questo canone, cioè il nostro inquilino, chiamiamolo così, il nostro conduttore, potrà poi utilizzare questo credito d'imposta pari al 60% del canone per scontare altre imposte, detto molto semplicisticamente. Non è previsto altro, però si parla di introdurre nel decreto di maggio un meccanismo che comprenda negli affitti, in questo credito d'imposta, anche altri immobili, per esempio gli alberghi che sono molto danneggiati. Si parla molto anche degli affitti, delle locazioni abitative, il canone che paghiamo per la casa. Anche questo è un tema che verrà affrontato perché è un'istanza di milioni di cittadini. E altro aspetto invece sono i canoni non pagati. Chi ha smesso di pagare l'affitto perché non è più stato in grado? Mette in difficoltà il proprietario, perché bisogna stare anche dalla parte dei proprietari che hanno una tassazione su questi immobili rilevante e devono pagare le imposte sul canone anche non riscosso. Allora, la proposta è di girare, trasmettere il credito d'imposta ai proprietari per i canoni non pagati e prevedere anche una sorta di defiscalizzazione di questi redditi non percepiti, perché il sistema è fatto per un'economia che funziona. Chiudere un Certo. paese comporta infinite conseguenze, molte prevedibili, però affrontabili tutte insieme, diventa una complessità. Per gli affitti sicuramente se ne parlerà nel decreto di maggio e ne parleremo prossimamente. Grazie notaio, la devo salutare, grazie mille, ci vediamo la prossima settimana. Grazie, arrivederci, buona giornata. Adesso invece è il momento di seguire insieme l'almanacco con alcuni su ciò che succede oggi e ciò che è successo nel passato in questa stessa data.